pure il regista. Sappiamo pure che deve essere lui alla legge dei punti.
Sarà una partita di grande carattere, determinazione, ma anche lucidità, così l'ha definita mister Salvatore Onelli, allenatore del Salumificio Riva Molteno. D'altra parte mister Francesco Ancona la scorsa settimana parlava di un Molteno che sicuramente potrebbe riservare delle sorprese anche quest'oggi in trasferta. In comune hanno una stagione a due facce che oggi però giunge al momento della verità. Buonasera dalla palestra Franco Zizzi anche ad Antonio La Tartara qui con me in postazione di commento. Buonasera Vito, grazie per questa stupenda introduzione. Siamo sì qui a distanza di soli due giorni dall'ultimo appuntamento che ci ha visto protagonisti della grande vittoria sul Bolzano per 30-26. Quest'oggi si sfida il Molteno dalla terza in classifica all'ultima, però un ultimo posto che assolutamente non va preso in considerazione per quanto riguarda la gara odierna, perché la Junior ha le score di due mesi di stop, il Molteno è in fase positiva e ha un organico di assoluto rispetto. Andremo a leggere tra poco le formazioni proprio per evidenziare anche questo discorso, quindi ci si aspetta una gara sicuramente intensa ed equilibrata. Vedremo quanta benzina avrà la Junior e quanta voglia avrà il Molteno di vincere, sicuramente tanta, perché sa un po' di ultima chance per agganciare il trio salvezza. Assolutamente sì, e il sapore è proprio quello dell'ultima chance possibile per una squadra assolutamente ricca di grandi giocatori, come tra l'altro anche ex da una parte e dall'altra, nello specifico Marco Knezevic, che ricordiamo lo scorso anno, due anni fa, vestiva appunto la maglia della Junior Fasano e che invece quest'anno è qui a rappresentare la compagine lombarda. D'altra parte anche Carlo Sperti, nelle giovanili della Junior Fasano, ma sempre vicino alla pallamano pugliese, anche con la maglia del Conversano. Dunque cominciamo a vedere quelle che sono un po' le formazioni di oggi. Consueta maglia bianca-azzurra per la Junior Fasano, con Vito Fovio, Daniele Vinci, Simone Angeloni, Filippo Angiolini, Tommaso e Alessandro De Angelis, Emiliano Franceschetti, Davide Notarangelo, Albin Jörstam, Marco Pignatelli, Davide Pugliese, Alessandro Savino, Boggia, Gianluca Grassi, Zeliko Bearevic, capitano Flavio Messina. Dall'altra parte invece Gabriele Randes, Lorenzo Beretta, Stefano Alonso, Andrea Brambilla, Andrea Dall'Aglio, Dinko Dedovic, giocatore sicuramente che oggi potrebbe rivestire particolare importanza nella trama di questa partita, Edoardo Emanuele Dell'Orto, Lorenzo Galizia, David Glizic, Marco Krezevic, Gioele Meia, Samuele Riva, Daniele Soldi, Carlo Sperti e Giacomo Redaelli, capitano. Da una parte abbiamo detto Francesco Ancona e Salvatore Onelli dall'altra, a guidare quindi i giocatori in campo. Arbitri invece a determinare la correttezza del gioco saranno Stefano Riello e Niccolo Panetta. Come abbiamo già detto in sede di introduzione, questa è una partita che probabilmente qualche mese fa avrebbe potuto dire davvero ben poco. La Junior Fasano sta continuando questa incredibile risalita a suon di vittorie, ultima quella di giovedì appunto con il Bolzano in attesa, e invece il Molteno, l'Handball Club Molteno, che ha iniziato la stagione sicuramente in maniera potremmo dire drammatica, con una serie di sconfitte che non rappresentano però quello che è il trend delle ultime gare. Ricordiamo infatti che il Molteno si presenta oggi a questa sfida contro la Junior Fasano con le vittorie con Fondi, Pressano e Bolzano, e quindi oggi nel tentativo di proseguire con questa striscia positiva. D'altra parte appunto la Junior, già come detto, è la squadra che probabilmente ha giocato meno, anzi che sicuramente statisticamente ha giocato meno, anche a causa del appunto caso Coppa Italia, in cui appunto ci è appena giunta quest'ultima comunicazione, diciamo, nel caso della Coppa Italia, in cui comunque la Junior non ha potuto disputare le partite che si era guadagnata appunto nella regular season a causa del Covid, però poi è ritornata praticamente in campo con il Bolzano dopo due mesi e mezzo, con una incredibile vittoria a 30-26 che adesso conferisce sicuramente una forte spinta anche in vista della gara di oggi proprio contro il Molteno. Sicuramente la classifica che vede il Molteno avere meno della metà dei punti della Junior Fasano, 20 contro 9, non rappresenta quello che però è il ridotto divario tecnico in campo, e che vedremo appunto durante il corso di questa partita. Antonio, sì, veramente tanto interesse per questa gara.
non ci si aspettava un exploit forse nella gara col Bolzano, viste tutte le premesse che abbiamo raccontato. Tra l'altro una piccola nota in merito agli arbitri della scorsa gara, perché noi, me in particolare, avevo avanzato qualche dubbio sul cartellino blu, poi grazie agli arbitri che ci ascoltano in diretta ci hanno fornito la nuova interpretazione del regolamento, cioè il nuovo regolamento che specifica che ogni volta che c'è un rosso diretto il cartellino blu segue d'ufficio, per poi implicare un rapporto disciplinare che poi non si tramuta in squalifica come magari succedeva in passato, dove il blu era associato direttamente a un comportamento gravemente falloso, particolarmente violento. Non era quello del caso, infatti poi ringraziamo proprio chi ci ha corretto in diretta, è giusto anche dar merito, no? A chi ci ascolta, ne ringraziamo perché siete sempre tantissimi, e anche quando sia quando fate complimenti sia quando date questi opportuni consigli è sempre prezioso. Assolutamente sì, peraltro facciamo lo stesso appello ogni qualvolta qualche pronuncia di qualche giocatore magari straniero, sì, non riusciamo a beccarla, però sostanzialmente è il bello anche di poter interagire, quindi attraverso la piattaforma Eleven Sports con tutti quelli che sono gli appassionati che ci seguono anche questa sera. E intanto abbiamo visto disporsi esattamente come immaginavamo, quindi Antonio, le formazioni, sì, che abbiamo già insomma raccontato in precedenza, sì, sembrano rispecchiare poi quelle che erano anche fuori, quelle, le idee fuori dal campo. Marco Knezević torna dunque a Fasano, sì, giocatore che insomma ha fatto vedere molto insomma delle prestazioni molto interessanti, però probabilmente non ha mai realmente lasciato il segno. Sì, non si è trovato nel momento migliore storicamente parlando della Junior Fasano, che ha terminato un ciclo, ora si spera ne essere ricominciato un altro, le premesse sono sicuramente più che valide, quindi ha dato sicuramente il suo apporto, forse non quanto ci si aspettava, però le potenzialità erano già evidenti, non aveva forse compagni di reparto anche all'altezza del suo braccio destro. D'altra parte, Antonio, intanto vediamo lo svolgimento dell'azione subito, questa volta ottimo lo scalare, abbiamo visto davvero molto bravo in questo, sì, caso Esteban Alonso, sì, nel rientrare, ovviamente ha chiuso poi sul palo, sul primo palo, e si era un attimo accentrato anche Fodio. Buona la conclusione, intanto l'arbitro ha fatto riprendere con educazione, diciamo, erano già partiti in seconda, sì, fase, e in rimessa veloce i giocatori della Inter Fasano. Sì, è uno scarico da dietro la schiena di Delovic, tutto lo spazio che ha avuto Esteban Alonso lo ha sfruttato al meglio, e c'è stata questa prima marcatura di serata con il Molteno in vantaggio. Molteno, ricordiamo, formazione neopromossa. E comunque auguriamo agli amici che ci ascoltano. Tanto nota Arangelo, solito treno. Sì, peraltro con grande tecnica in questa occasione, abbiamo sempre elogiato la sua irruenza, però adesso c'è stata anche la tecnica sul cambio di passo. Sì, tra l'altro molto bravo anche nel fintare qui, tanto bella la palla, peccato però che non sia riuscito, intanto qui c'è un fallo, vediamo, probabilmente l'arbitro va a richiamare l'intervento del medico in campo, perché abbiamo visto, sì, l'ammonizione intanto per Notarangelo, sembra... Intanto era stata bella, sì, era sicuramente una bella idea, e non è nuovo questo tipo di iniziative Dedovic. No, io guarda, sono d'accordo sul giallo perché c'è stata la spinta di Notarangelo, sì, però sul cambio di possesso palla avrei molto da dire, perché la palla era persa, perché sul passaggio Beharic, sì, era intervenuto cambiando di fatto il possesso palla, quindi non sì, sarebbe stato avvenuto comodo chiaramente prima, certo, sì, chiaro. Intanto ancora il Molteno che prova adesso a riorganizzare l'attacco dopo il tentativo prima firmato Dedovic dall'aglio, è proprio lui con la 10, Dedovic continua, adesso viene fuori dall'aglio, rientra rapidamente in posizione di pivot, fa ancora girare palla Marco Knezević, sempre per Dedovic, ancora Knezević che prova a cambiare il passo, serve da quest'altra parte lo scalare, perfetto ancora, e porta al tiro Carlo Sperti che mette dentro, dunque il gol valido per 1-2, analogamente alla situazione di prima. Non si permette di ripartire in rimessa veloce, e Jostam ha qualcosa da dire. A proposito di Jostam, belle le parole del presidente Redaelli in questa settimana, che ha parlato di Jostam come il miglior giocatore di nazionalità non italiana all'interno della nostra Serie A, e probabilmente bisogna rendere atto alle parole del presidente del Molteno, è così. Sì, sì, anche noi siamo un po' di parte, ma siamo assolutamente d'accordo. Ora forse nella prova europea non c'è tutta questa disparità sulla ripartenza veloce, cioè se sei palesemente nella metà campo avversario è un conto, se sei in mezzo piede si tende a favorire la velocità e lo spettacolo, mentre Pugliese dall'altra parte trova una bella parata ed esulta Gabriele Rondes con tutta l'esistenza, certo forse al limite dello sfondo, però ancora il
tentativo di scalare, in realtà rientrava, era a terra dall'altra parte Franceschetti, però probabilmente c'era stato un po' di irruenza con la spalla da parte di Marco Knezevic. Sì, però l'arbitro era ai limiti, però alla fine sta. Anche questa visione dell'impatto, che non era uno sfondo pieno, quindi si può dare assolutamente il vantaggio sull'azione. Ora prova a manovrare, ha un po' di spazio il Molteno, palla bravo qui tra l'altro Notarangelo sul tentativo di Dedovic, poteva finire molto bene. Si alza il braccio del passivo, ora prova a fare tutto da solo Knezevic, Fovio la tocca ma la sfera finisce ugualmente alle sue spalle, doppio vantaggio a favore del Molteno, mentre Knezevic decide di mettersi in proprio. Questa sarà dall'altra parte del stesso metro, quindi di giudizio corretto. Non mettiamo in dubbio, era evidentemente ormai iniziata l'azione con gran parte dei giocatori nella metà campo della Juve. Ma intanto torniamo un secondo con il rewind nelle nostre menti al gol bellissimo. Sì, ci sembra, balisticamente ci sembra meraviglioso. Quasi scontato ormai vedere questo gol, ma non è assolutamente così. E guarda, ti dirò di più, credo che la Serie A non fosse neanche abituata negli ultimi anni a vedere giocate di questo tipo. Sì, speriamo che continui a crescere il livello, ad alzarsi e che si veda più spesso. Si vedono più spesso giocare del genere. Tra l'altro Knezevic, bravissimo, nella circostanza si alza, incrocia. Ecco, e anche questo è un gol alla Knezevic, un po' anche i tifosi della Juve a Fasano lo ricordano, un classico palleggio davanti alla difesa, si alza e tiro, intanto ancora dall'altra parte. Viene fischiato però lo sfondo. Sì. Onestamente sembra anche abbastanza legittimo. Vediamo, adesso continua a fare trama di gioco il Molteno, bella questa palla verso la posizione di pivot, l'arbitro però fischia una esclusione per 2 minuti. E intanto 7 metri dunque ed esclusione per 2 minuti per l'Angelo. Quindi in questo caso intanto rischia anche un po' forse la panchina il peraltro, esatto, mi sembra da parte di mister Ancona un po' acceso questo tentativo di chiarimento nei confronti dell'arbitro. Sì, rischia qualcosa anche lui. C'è da dire che dalla nostra postazione sembrava simile alla situazione presente con Knezevic, quindi usando lo stesso metro forse non era da dare il fallo in attacco, però diciamo che probabilmente dal punto di vista dell'arbitro si è visto qualcosa che noi non abbiamo visto. Intanto sì, assolutamente. Vito Fovio contro Knezevic dentro, e dunque 2-5 più 3 per il Molteno in 5 minuti, 7 gol, una bella partita Antonio fino a questo momento. Sì. Il Molteno che sta mostrando notevole energia e rapidità in attacco, in Fasano probabilmente anche un po' sfortunata. Gran parata di Gabriele Landes prima. Sì, la parata di Landes è questa rete diciamo annullata da Angiolini, hanno fatto fino alla differenza, considerando anche il primo possesso in avanti del Molteno che ha iniziato in attacco. Ora porta libera con Angeloni che ha fatto l'ingresso in campo di fatto al posto di Donatarangelo. Ottimo tentativo, è una palla che finisce. Adesso chiaramente la difesa riesce nuovamente a schierarsi, peraltro come ben sappiamo adesso il portiere è fuori, quindi ristabilita anche la parità in azione offensiva. E c'è anche Pignatelli adesso in posizione di ala sinistra con Franceschetti. Sì, era uscito per far posto a Fovio, però è ritornato in attacco Angeloni, fa tutto da solo e non trova però la porta difesa da Arandes, quindi può attaccare per il più 4 ora il Molteno. È entrato adesso Marco Knezevic, dunque, che invita i suoi a mantenere la giusta calma in cabina di regia in questa azione offensiva. Adesso c'è l'opportunità concreta di finire sul più 4 per il Molteno. Tanto proprio Knezevic si alza e tira, centralissimo per Fovio, ovviamente presente. Sì, che perde i giusti secondi per accelerare, per diciamo rendere minore il tempo con l'uomo in meno sul parquet. Mentre abbiamo visto un siparetto curioso con il commissario che aveva invitato a Crastolla a sedersi, però non c'è posto per lui in panca, quindi non sapeva dove trovare posto. Prossima volta una comoda pre chiudi, insomma, la si porta da casa. Intanto ancora Pignatelli che quasi a rischio passi, riesce a servire Angiolini adesso che prova con lo scavalcamento a servire nuovamente Franceschetti. Sì, bravo Dedovic nella circostanza. Sì. Pugliese, poi una palla non propriamente comoda per Franceschetti, che tra l'altro si era posizionato. Sì, peraltro non ne percepisco l'utilità, era completamente alla cieca, era di spalle e Franceschetti aveva due uomini addosso. Sì. E non sei al biglio, insomma. Quindi sì.
Intanto tornano tutti a disposizione, anche Notarangio, che però è ancora seduto in panca. È pesante già per lui dopo pochissimi minuti un giallo e una esclusione temporanea. Tra l'altro anche per la sua metodologia di gioco, insomma, sì. Quindi adesso ancora Knežević che inchioda davanti alla difesa, fa ancora girare il pallone sempre Dedović, adesso finta il passaggio verso Carlos Perti in posizione di doppio pivot, ancora rapida, cioè, e qui può mettere evidentemente perde l'attimo, di passi, certo. E qui Daniele Soldi, una abbastanza elementare infrazione, intanto dall'altra parte Franceschetti, dunque 3-5. Sì. Ben gestita questa ripartenza veloce della Juve, mentre l'altra parte Knežević fa un gran gol. E c'è il giallo per Angeloni, che andiamo, crediamo. In questo caso è abbastanza corretta l'indicazione. Sì. Sì, diciamo, c'è stato evidentemente il tentativo un po' irruento da parte di Zeliko Bearevic nel di fermare Knežević, sì, però era partito con grande energia Knežević. Knežević l'abbiamo già visto, nel momento in cui riesce a combinare il movimento del braccio con il movimento del busto è praticamente implacabile. Sì. Tentativo precedente, tiro praticamente da fermo, l'ha tirata addosso a Fovio, non è riuscito a piazzarla soltanto con il movimento del braccio. È un giocatore appunto che dovrebbe migliorare probabilmente sotto questo aspetto, e sarebbe anche lui uno dei migliori in questa Serie A, specialmente in quel tentativo di tiro con la difesa schierata. Sì, diciamo il polso non è semplice correggere se non ci nasce. Ora Jørstam viene murato e smorzato. Questa ripartenza in contropiede, lancio un po' troppo lungo, peccato, insomma, non c'è arrivato Esteban Alonso, davvero sì. Per niente. Buona però l'iniziativa da parte di Randers, intanto ancora dall'altra parte di Junior Fasano che con Jørstam la palla di Jørstam per Franceschetti, ma cosa hanno fatto i due? Ma che bel gol incredibile questa volta, sì. Jørstam, sì. Che bravo. Sotto fallo evidentemente, bravi anche gli arbitri a non fiscare lì, assolutamente a temporeggiare quel frangente di secondo a favore dello spettacolo, perché poi Franceschetti era lì ben posizionato e è grandissima anche la conclusione. Molto bravo Franceschetti, e addirittura ti dirò di più, bella conclusione, ma ciò che ha fatto Jørstam toglie davvero merito alla conclusione di Franceschetti. Sembra, come dire, che per lui la percezione del tempo sia rallentata, è incredibile. Dall'aglio Dedović, anzi Knežević perde malamente palla, poi questa l'hanno vista solo loro, dobbiamo dirlo, perché aveva perso malamente palla Knežević. Qui non c'erano sicuramente, non se l'aspettava neanche lui, sì, la fischiata, sì. Le generalità per fischiare il fallo, tant'è che Knežević dovrebbe ringraziare intanto sì. Per aver recuperato quest'ottimo pallone che diversamente poteva diventare un contropiede molto pericoloso da parte della Juve. Fasano qui ancora un tentativo, dovrebbe alzarsi il braccio del passivo, non c'è, anzi c'è in questo momento, ora fallo in attacco, sì, questo è impossibile, guarda, non vedere. Terza occasione in cui i soldi insomma, sì, non ci sembra molto in palla in questa frase di match. Jørstam, Angiolini rischia i passi qui, o forse li fa evidentemente passi, e Jørstam dice ragazzi calma, non facciamo sì, diciamo la giocata da beach handball, sì. Che però in questo caso si poteva anche sanzionare con appunto la l'infrazione di passi. Franceschetti, Jørstam ora rallenta un po' i ritmi, la Junior, bravo Notarangelo, questo poteva essere anche bravissimo. Pignatelli recupera la sfera, bravissimo anche Randers, anche se non era molto efficace la conclusione dell'ala sinistra biancazzurra. Guarda Knežević, contrastato bene Angeli, palla però dall'altra parte per Alonso che bravo, da dove entra Alonso, bravissimo davvero, allora da una parte e dall'altra, bravissimo Randers nel tentativo, nella parata su Pignatelli, bloccata praticamente in caduta, davvero si è coordinato perfettamente, e dall'altra parte bello il lancio, ma non so se hai notato, a difesa schierata è stato praticamente chirurgico Alonso ad entrare e a guadagnarsi quello specchio per mettere alle spalle di Fovio, bravissimo. Sì, tra l'altro con un pregiato pallonetto sulla testa di Fovio, che non è sicuramente l'ultimo degli arrivati, anzi è il primo, possiamo dire, degli arrivati in questa Serie A. Assolutamente sì. Notarangelo, Angiolini, brutto pallone perso ora, però Pugliese non riesce a trovare Alonso, qui intanto, ci vorrebbe medire gol in questa sagra dell'orrore, insomma non la vince nessuno e la palla torna proprio a lui che a tutto aveva dato inizio, sì, Angiolini, e intanto si riprenderà quindi adesso con calma, ponderando questa azione d'attacco sempre dalle pregiatissime mani svedesi di Albin Jørstam. Eccolo qua Angiolini, Jørstam, Notarangelo entra in posizione di pivot, Pugliese, Jørstam, Angiolini, Pignatelli, questa volta
si fa perdonare e realizza una grande rete. Anche in precedenza in realtà era stato bravo a recuperare una grande sera, poi forse Rande si era già a terra, bastava sì. tirare alto. L'altra volta Knežević tarda Beric a posizionarsi davanti, a indurre nel fallo in attacco lo Knežević, che poi ha tutto lo spazio per entrare, e c'è il timeout primo dell'incontro. E intanto adesso lo chiama appunto mister Francesco Ancona, dovrà chiarire alcuni aspetti con i suoi. E Antonio, mi sono fermamente convinto che sia per lo più un'analisi di natura difensiva, perché ovviamente sotto il profilo offensivo tutto è sembrato abbastanza funzionante. Adesso dunque mini spot per noi. Finisce il time out, sì, ad organizzare meglio la difesa Francesco Ancona. L'anno scorso la postazione privilegiata dall'alto riusciamo a capire qualche informazione più. Vero, è vero. Da quest'altra parte ovviamente è più complicato. Siamo in attesa della Spider Cam l'anno prossimo, sì. Insomma, avremo magari modo di analizzare meglio quanto accade in campo anche sotto il profilo tattico. Insomma, ci piace sempre un po' fare questo tipo di analisi, cercare di comprendere al meglio anche le dinamiche provate durante gli allenamenti, e che spesso però non riescono ad essere sottoposte poi. Sì, non riusciamo neanche a capire cosa è successo ora in zona cronometristi. E intanto dunque si riprenderà dopo questo time out prolungato. Parla ancora il consueto asse Franceschetti. Sì, probabilmente il cronometro ha camminato un po' più del dovuto nonostante il time out chiamato. E infatti l'arbitro è andato un attimo riprendere e a resettare vediamo. In realtà il cronometro di gioco, e si riprenderà dunque adesso ancora con la Junior Fasano, che deve necessariamente capitalizzare questo attacco. Adesso ancora Yesam, lo fa di tirare per Franceschetti, che torna in posizione di pivot rapidamente, sempre dall'altra parte Angiolini che prova lo scavalcamento ed entra molto bene, e dunque 6-8, minuto 12. Si è ripartito anche il cronometro ufficiale, evidentemente sì, durante il time out precedente i cronometristi non avevano premuto stop, quindi sì, ci si è dovuti allineare con qualche secondo di ritardo. Dedovic, Knežević, Dedovic, Cioldi, Knežević, arriva Cioldi, Knežević, prima finta, poi riesce a mandare al bar Franceschetti, e c'è il 6-9. In questa volta non ben sincronizzati al centro della difesa Franceschetti e Beharević, che hanno assecondato entrambi la prima finta di Knežević, che poi si è ritrovato un varco davanti. Knežević si sta facendo un po' rimpiangere in questo inizio di gara. Beh, assolutamente sì. Ricordiamo tra l'altro, Antonio, che durante la sua permanenza in maglia bianco-azzurra spesso ha subito... Attenzione! Che peccato! C'era stato un bel intervento, ottimo, con estrema plasticità da parte del portiere, sì. Però dicevo, Antonio, ricordiamo la permanenza di Knežević a Fasano spesso contraddistinta da infortuni, sì, abbastanza pesanti. Sì, ha avuto un lunghissimo infortunio, e quindi probabilmente il rammarico per entrambi, per la Junior Fasano ma anche per il numero 40 oggi del Molteno, Marco Knežević. Il rimpianto è proprio legato a quella brutta esperienza. Intanto che è ancora bella questa palla, il palo, che peccato, si infrange un ottimo schema. Sì, era stato tutto molto bello. Forse Dell'Aglio ha cercato troppo la conclusione effetta da Duce, da questi numeri. Dall'altra parte poi analogamente, sì, dall'altra parte un palo che evita al Molteno di il più uno, esatto. Però peccato, perché comunque il bel movimento da parte di Angiolini, si era alzato con la difesa schierata. Sì, aveva anche superato alla fine Randes, che non poteva intervenire su questa conclusione. Però si è sul meno 2
per la Junior, più due per il Molteno che è in attacco con questa bella divisa nera, che... con inserti gialli. Intanto abbiamo visto Alonso che passare in posizione di doppio pivot, viene praticamente spinto fuori da Bearevic, ancora il tentativo, la difesa è saldamente schierata, c'è Dall'Alio dall'altra parte che si era scambiato con il compagno con la male 55, è bello anche l'ingresso, e infatti Fovio se la prende un po' con se stesso ma anche con Pugliese che l'ha lasciato praticamente entrare sì. liberamente, e dunque 10-7 adesso, dunque in doppia cifra al minuto 15, esattamente in questo momento si consuma quindi il primo quarto di gara. Sì, una piccola nota dell'Aglio, quando giocava tra le fila del handball Romagna di Imola, era un prospetto veramente molto interessante, sì, anche se ora bravissimo, io sono meno Franceschetti, anche se dobbiamo elogiare Randes, efficacissimo, d'altra parte esperti, pallonetto sulla traversa. Qui una leggerezza da parte di esperti, sì. Ma torniamo un attimo indietro, che parata ancora Randes, sta giocando una grande partita. Tra l'altro, guarda, vorrei soffermare l'attenzione non soltanto sulla parata, tanto vediamo dall'altra parte una palla che finisce fuori, non soltanto sulla parata ma anche sul tempo, perché quella parata è possibile se prendi il tempo al pivot facendo quel passo in più che anche riduce due, praticamente lo specchio, anche due, esatto, che li permette, che ti permette di ridurre lo specchio, quindi grande tempismo da parte di Randes dal punto di vista non soltanto fisico atletico con il movimento ovviamente, ma anche dal punto di vista strettamente potremmo dire tattico del portiere con la maglia numero 97. D'altronde Randes è anche lui un atleta che con diverse stagioni da protagonista nel massimo campionato italiano. D'altronde Tedarovic fallo in attacco, bravo Angiolini, il secondo che riesce a procurarsi. Ieri siamo andata a parte Notarangelo, che non ci sembra. No. Anche perché diciamo noi abbiamo praticato umilmente la palla a mano. Abbiamo grande parata sotto di Fovio. E ci hanno sempre detto prendetela sempre con due mani a meno che non siate. È incredibile perché abbiamo pensato esattamente la stessa cosa nell'esatto momento. Ho sentito ancora nella mia testa le parole di Mister Soletti che diceva sempre con due mani, sempre con due mani. Sì, infatti i rimproveri sono rimbombati in entrambe le nostre teste. Ovviamente ci scusiamo per questo ricordo. Momento però. Nostalgia. E intanto adesso Krezevic che però indica ai suoi di gestire al meglio questa opportunità con il pallone recuperato, il tiro e la palla che tocca il piede di Fovio e finisce comunque dentro. Ancora Marco Krezevic fino a questo momento protagonista assoluto della partita. Sì. Non potente, ma comunque angolata fastidiosa come conclusione. La difesa della Junior continua a non essere quella che abbiamo visto nelle ultime uscite, considerando anche il vuoto di due mesi forzato. Dobbiamo anche ricordarlo una volta in più che la Junior è alla seconda partita in 48 ore. Ora Notarangelo, sì, questo c'è la esclusione temporanea per... c'è il giallo per Angiolini. No, sì. Beh, mi sembra corretto. Ora spieghiamo. Sì. La panchina della Junior in realtà sta giustamente lamentando la mancanza di una esclusione per due minuti. Tuttavia, rispetto al metro che è stato utilizzato fino a questo momento, mi sembra corretto adoperare la stessa tipologia. E anche in questo caso l'ammonizione probabilmente risulta essere più legittima rispetto all'esclusione per due minuti. Sì, forse aveva un po' illuso, ingannato. Ora bravo Angiolini, stiamo facendo di cosa il tenete, e questa volta c'è la difesa in area e poi c'è il giallo forse per la protesta, perché aveva indicato la difesa in area e continua a indicarlo. Ma anche qui è un po' strano quello che è accaduto, perché... Sì, intanto Dall'Alio continua a lamentare... No, ripeto, se mi manda la difesa in area ci sembra un po' strano il giallo. Quindi sicuramente per protesta, tanto che è uscito anche un po' borbottando il numero 20. Intanto bello la conclusione di Jostan, come sempre, o meglio la scorsa partita col Bolzano ha mostrato di essere talvolta anche un po' eccessivo nella leziosità dai 7 metri. Intanto viene chiamato un time out da parte di Salvatore Anelli. E quando siamo sul 7-11 proprio per gli ospiti al minuto 18 e 8-11 in realtà al minuto 18 e 30 e probabilmente in questo caso c'era anche Mister Anelli alla panchina della Juve per qualche protesta di troppo. Sì. Intanto sì, possiamo... Sì, dicevamo appunto che probabilmente Anelli a questo punto comincia a sentire un po' il fiato sul collo da parte della Juve Fasano, però
Dunque nuovamente break e... Si riprende dunque a giocare adesso con Alonso e Messina, che cambiano due chiacchiere in attesa di riprendere qualche sorriso. Una partita, Antonio, fino a questo momento abbastanza corretta e sportiva. Sì, sì, una partita tutto sommato corretta, forse un po' di nervosismo più sul fronte panca che altrove, mentre sì, riprende con un fischio sì, flebile, mentre torna in campo anche Flavio Messina, che era presente solo a referto contro il Bolzano, quindi sicuramente importante viene tenuto ora con questa 5-1 marcatura uomo per Knežević. Il compito è quello, ora Sperti cercato e trovato bene da entrato Redaelli, però c'è il palo Sfortunato Sperti, sì, questa sera un palo, una traversa fino a questo momento, un giocatore che comunque il movimento per andare al tiro non, sì, lo sbaglia mai. Sì, ricordiamo comunque che nella pallamano il palo traversa ci sono più colpe rispetto ad altri, certo, sport, sì. Però dall'angolo Sperti ci ha abituato sicuramente ad altissime percentuali, ormai è un veterano anche lui nonostante non sia di età. Grandissimo, no, Tarangelo, Jorstam trova Dedovic, ma trova anche il gol, accorcia sul meno 2 la Junior. Vediamo se sarà efficace sempre questa situazione con Knežević tenuto alto, mentre come pivot non c'è più Dall'Aglio ma c'è Dell'Orto. Si resta comunque nell'ambito ortofrutta, possiamo dire. E recupera palla la... Non segue, ci scusiamo ovviamente. Cerchiamo un attimo anche di dare un senso a questi momenti di transizione all'interno di questa partita, che fino a questo momento è stata davvero abbastanza intensa. Le due squadre comunque si stanno incontrando a viso apertissimo, e fino a questo momento, Antonio, il Molteno è in vantaggio anche meritatamente. Sì, sì, assolutamente meritato il vantaggio, che ha toccato anche le quattro lunghezze da parte della formazione ospite, anche se il ora Randes tiene ancora i suoi sul più due. C'è da dire che volevo dire che il time out di Donnelly non ha portato molto bene, perché sono stati sbagliati due attacchi consecutivi, cioè sì, il palo di Sperti, ora poi la palla persa. Sì. Non era comunque, ci correggiamo, non era dell'Orto, ma era Glicic in posizione di pivot precedentemente. Notarangelo, pugliese, entra e trova ancora Randes, che fa una partita strepitosa, sì, cioè fino a questo momento sono... ancora questa volta Dedovic non riesce a sbagliare, bravo nel movimento, anche a girare alla fine con il braccio per poter indirizzare il pallone, ma prima un'altra ennesima bella parata da parte di Gabriele, sì, Randes, Antonio. Sì, guarda, vista ovviamente in campo è diversa, però vedendo questa serie di grandi interventi di Randes, c'è da dire che copre meno la zona sopra la sua testa, quindi forse bisogna anche guardarlo un po' di più il portiere quando si parte dall'ala, soprattutto è vero. Vedere gli spazi che vengono lasciati, in questo caso come ha detto sopra la testa. Notarangelo scarica a Pugliese, questa volta non se la sente di entrare. Fjellstam prova a darla a Franceschetti, sì. Antonio, come dicevi giustamente, no, uno magari parte già con il tiro, vediamo dall'altra parte Alonso che prova ad entrare, perde palla, bravo Notarangelo nel contrasto, recupera subito Foglio che può ripartire, lancia dall'altra parte per il numero 11 Pugliese contro Randes, ancora solito movimento, e questa volta però la schiaccia Pugliese, la mette dentro 10-12, sì. Aveva anche molto più spazio, il piede perno ha scelto il destro questa volta, sì, quindi alzando il sinistro, e non poteva assolutamente più pararla quando schiacci sull'interno. Ha mostrato comunque incredibile elasticità anche questo intervento, sì. E intanto adesso ripartirà proprio con Redaelli il Molteno, sì, mentre anche
Samuele Riva al posto di Alonso, ora rischia di farsi i passi, c'è comunque la palla persa da parte del Molteno. Questi sono gli errori che pregiudicano poi l'intera partita. Intanto ancora Jostam, il tiro da sotterra, la parata di Randes che poi la va a rimettere fuori, però grandissima forma anche dal punto di vista fisico da parte del portiere Molteno. Sì, l'avevo detto poco, anzi forse è meglio cercarlo in alto. Dall'altra parte Fovio neutralizza molto bene Gricic. E infatti dall'altra parte, se c'è un buon portiere poi ci si ricorda di avere il migliore in Italia e probabilmente anche il migliore della storia della pallamano italiana. Dall'altra parte Vito Fovio con i suoi ormai sì, sicuramente 300-400 anni sì. di carriera, non abbiamo un po' perso il conto. Sì, ovviamente con tanto rispetto per Nider Wieser e tutti coloro che hanno fatto grande la pallamano italiana con la qualificazione anche ai mondiali. Certo, certo, chiaramente parliamo però intanto dall'altra parte il tentativo di tiro. E ora c'è l'esclusione per Dedovic, penso. Anzi, ma guarda, lascia molto a desiderare l'interpretazione, non tanto della sanzione disciplinare che è corretta, assolutamente, magari, però sì. Fermare il tempo con questo diciamo con questa gestualità che sembra sì, probabilmente indicare crea l'aspettativa per l'esclusione dei 2 minuti e poi diventa un cartellino giallo. Probabilmente anche questo induce alle proteste da parte della panchina della Junior Fasano, perché ci si aspetta quasi l'esclusione per 2 minuti. Sì, probabilmente se volta. La si va ad analizzare ovviamente a freddo la sì, sì, non entriamo nel merito esattamente della, quello della sanzione, ma quanto nella gestualità che certo certo per dire, nel basket la fa da padrona la gestualità, e la padrona un po' meno, quindi questi 2-3 segnali che sembrano portare poi all'esclusione temporanea possono anche indurre poi un fisiologico nervosismo quando poi non certo. corrisponde a quello che ci si aspetta, nonostante sia corretta poi la certo. scelta che incattivando inutilmente sì. una partita tra l'altro fino adesso correttissima. Nierstam, Angiolini, parte la Junior che praticamente insegue dall'inizio del match Franceschetti, Angiolini, Notarangelo, bravo Randes ancora una volta. Sì, questa volta Notarangelo forse anche un po' con poche aspettative questo tiro, intanto quattro passi, corretto. Corretto, lancio l'altra parte subito Flavio Messina che finta il passaggio e poi ancora il tentativo forse esagerato da parte di Messina, il Randes la recupera e dunque si ritorna esattamente da dove era finita un attimo fa l'azione del Molteno, in questo momento ancora Redaelli con calma, Dedovic che dice aspetta, rimettiamoci tutti correttamente in campo e ripartiamo. Sì, ha rischiato praticamente nuovamente di frazione di passi per una sì. frazione di secondo. Si è salvato quest'altro il Molteno. Forse nell'attacco precedente la Junior, Flavio Messina era incerto se passare la palla. Ora Angiolini si addormenta per un attimo. E intanto 7 metri per la spinta e ammonizione anche per Jostam. Adesso però si animano forse eccessivamente. Ammonito anche intanto Angiolini, credo. Che sembrava ammonito anche prima, che era sembrato già ammonito. Sì, sono un po' in difficoltà in termini di gestione della partita e degli animi gli arbitri fino a questo momento, Antonio. No, probabilmente è una partita esatto. correttissima tra gli avversari. Sì. Dal punto di vista disciplinare non hanno commesso grossi errori, però probabilmente stanno gestendo un po' male le persone del match. E intanto si appropinqua proprio Carlo Sperti, adesso la linea di 7 metri contro Fovio. Minuto 24, 10-12 e l'incrocio dei pali. 10-13 dunque. Sì, torna più 3 il Molteno. Ancora momenti sì. da leader per Jostam, anche dice adesso ragazzi calma, adesso non sì. perdiamo la testa. Sì, anche perché ampiamente in partita la Junior. In ogni cosa abbiamo risolto perlomeno un mistero, Angiolini non era già ammonito, altrimenti sarebbe stato squalificato. Ora si sì, tenta un qualcosa di complicato mentre sì, in è entrato sì. più per frustrazione, se lì sai già che hai preso il fallo Bolatiri e vedi come no. Sì, mentre è entrato Tommaso De Angelis al posto di Pignatelli, azione di ala sinistra, Jostam finge il tiro poi questo c'è evidente un fallo su Jostam da parte di Knezevic, evidente fallo, questo è un errore qui intanto no, e dall'altra parte viene fischiato il fallo. Però abbiamo visto un evidente fallo pieni preso su Jostam e tra l'altro trattenuta anche la maglietta, l'arbitro però ha deciso di far proseguire dall'altra parte, poi adesso ha fischiato il fallo proprio per Mella su
guarda, subito appunto da parte di Notarangelo. E intanto ancora Knežević che è ritornato con la marcatura asfissiante a uomo di un noto guerriero con la 14 della Junior Fasano, Flavio Messina. Intanto ancora aspetti, prova questo passaggio da Steve Carey nel tentativo di servire. No, certamente, ma veramente no. Io penso che abbiamo perso caso, completamente la, no, in questo caso Antonio onestamente sì, non è sembrava in aria, sì. Sembrava in aria, però non sembrava, mi chiedevo proprio ad Angiolini che ha perso proprio il riferimento con sì. la stessa difesa, perché vediamo Sperti adesso contro Fabio e ancora bravissimo, la parata di Fabio questa bravissimo. Volta vabbè, onestamente Sperti non aveva molte pretese da un tiro dai 7 metri così. Bravo Fabio che mette la gamba, grande riflesso, 10-13, dunque preservato il meno 3 da parte della Junior, da parte del portiere sì, Vito Fabio. Mentre viene chiamato, no, a essere un po' più lucido Angiolini anche dalla panca bianca-azzurra, mentre abbiamo visto anche tanti cambi nelle fila del Molteno nel precedente attacco. Angiolini non riesce a servire, poi c'è una doppia, anche questa è una doppia abbastanza clamorosa. Esatto. Qui voglio dire, ragazzi, stiamo parlando delle regole base della pallamare, insomma, sì. Si spera che le si sappia, è evidentemente una doppia, ma comunque, proseguiamo sì. Nel commento di questa partita, cercando di garantire sempre a chiunque ci stia vedendo, quantomeno un contributo più super partes possibile. Intanto sì, Mella e Samuele Riva, i due nuovi entrati nel giorno precedente attacco, la scambiano proprio loro due, giovanissimi, questa volta... Se non vedevano neanche questa, potevamo anche finirla qui con questa sì, partita. Sì. E intanto adesso Pugliese dunque che cede palla a Fabio che dice dai ripartiamo. Adesso Notarangelo. E intanto cerchiamo di capire Filippo Angiolini che va fuori lasciando il posto ad Angeloni. Quindi invertire soltanto due vocali adesso. Sì, è giusto pure che rifiati lo stesso Angiolini. C'è il quasi cognomo Angeloni Pugliese. Beh, dall'altra parte vedi Pugliese questo tiro con un portiere che fino a questo bravo Angeloni nel recupero, dicevo, un portiere che fino a questo momento è evidentemente in serata, non va a tentare un tiro del genere, specialmente perché non sei neanche sotto passivo, insomma. Sì, era stato bravo nella sospensione nel cogliere l'attimo sì. Giusto per tirare, poi però se non cogli proprio l'incrocio dei pali diventa leggibile per il portiere, soprattutto se la difesa si è mossa bene coprendo il primo del primo palo. Peraltro insomma on fire questa sera Randes. Adesso puoi ripartire la linea passando rapidamente Messina che cambia la direzione rapidamente, serve Notarangelo che si va ad addossare a Knežević. Difesa in area anche stavolta. E a me non era sembrata molto molto una difesa in area, però l'hanno vista loro. 7 metri dunque. Sì, avranno visto meglio di noi essendo posizionata a pochi centimetri. Ma d'altra parte stop, ancora, sì. Cioè mi sembra come dire di rara interpretazione da una parte e dall'altra, insomma, quindi è chiaro che sarà il metodo di giudizio di questa coppia arbitrale. Intanto qui comincia a ballare col piede fermo Jelstam e la mette dentro col brivido carezzando la traversa. The Yard Dance Mella. C'è tante rotazioni da parte di coach Onelli, giunto tra l'altro con 15 uomini qui in Puglia. Sì, manca solo il capitano della formazione del Molteno. Mancano poco sì. Più di 30 secondi, la palla è persa e questo è un attacco molto importante perché potrebbe significare per la Junior chiudere il primo tempo sul meno 1 e che significherebbe praticamente aver recuperato una partita che però fino a questo momento è stata splendidamente condotta dai giocatori in maglia nero oro. Angeloni chiama adesso lo schema, fa girare per Notarangelo, bene, sempre in posizione anche De Angelis che va in posizione di doppio pivot. Si alza Angeloni, prova il tiro, bella parata di Randes, può ripartire adesso il Molteno. 4 secondi, sempre Knežević, scavalcamento e però la tiene per troppo tempo, si dimentica del cronometro, il numero 40 che fino a questo momento è stato protagonista della gara. E dunque sì. 11-13 a fine primo tempo. Sì. Una buona partita, Antonio. Fine divertente, sì. Un po' di sviste da parte degli arbitri. Sì, più che sviste, un po' di interpretazioni opinabili nella gestualità e nella gestione proprio verbale e gestuale dell'incontro. Però errori a livello regolamentare non è che ce ne siano stati di marchianti.
Voglio ritornare un attimo su quest'ultimo attacco, forse la palla del decisiva per quanto riguarda il primo tempo nel braccio di Angeloni, che non è espertissimo, non è stata una scelta forse congeniale, però era quello lasciato più libero dalla difesa ospite. Dici bene, mi sembra alla fine l'analisi che probabilmente avrà fatto anche dall'altra parte Salvatore Onelli, del resto insomma ha gestito perfettamente fino a questo momento la partita. E dunque finisce questo primo tempo e per chi sta facendo aperitivo a casa, refill di frutta secca e ci vediamo fra pochissimo.
dunque back on court, rieccoci, 11-13, è finito così questo primo tempo. Due squadre che si sono realmente affrontate a viso aperto, una bella partita, Antonio, un bel primo tempo, siamo sì, convinti un po' di che errori sarà così anche il secondo. E intanto gli arbitri adesso si confrontano con i cronometristi. Nel primo tempo abbiamo visto anche un piccolo problema proprio sul cronometro e dunque si riprenderà con Junior Fasano Molteno. Io stiamo a condurre sempre la regia, il play adesso di questa Junior Fasano. Fa girare ancora la palla per Angiolini. Jostam, Notarangelo, prova ad entrare. Quasi riesce a recuperarla Dedovic con due mani e poi però finisce fuori. Quindi continua l'attacco della Junior Fasano con De Angelis che va in posizione di doppio pivot. Angiolini che si alza, prova il tiro e coglie praticamente impreparato. Era un po' troppo poco sulle gambe probabilmente in sì, questo caso Randes. La prima volta che non abbiamo vinto sì, sul pezzo, possiamo dire, in esatto, questa gara, perché non sembrava irresistibile la conclusione di Angelini, o forse è proprio il fatto che non fosse di una potenza elevata la conclusione, a tratti l'inganno, no? Lo sì, stesso estremo difensore della formazione in maglia in divisa nera bardata in oro. Ora rischia qualcosa anche ancora il Molteno. Knezevic dall'altra parte, attacco prolungato, Solli sul limite dei quattro passi, riesce comunque a rubare il tempo a Vito Fovio e essere efficace. Dall'altra parte io lo stiamo Notarangelo, cerca di dare un po' di ritmo all'attacco la Junior, che però fatica a trovare spazi nella buona difesa del Molteno. Notarangelo trova il muro. E qui era, sì, evidentemente era questa volta lui. Era giusto, giusto, dico, ma questa volta era in caduta Notarangelo. Ha forzato il tiro, si è schiantato contro l'avversario. Tra l'altro, per come si era messa, è andata anche bene. Il possesso rimane per la Junior Fasano. Ancora in posizione di doppio, viene chiamato De Angelis. Jostam che la mette dentro così. Che gran gol, Albin Jostam. Debre c'è dall'altra parte, Solli. Palla in attacco. Evidente. Bravo Tommaso De Angelis. Bravo De Angelis, bravo, che peraltro non deve, insomma, sforzarsi più di tanto per subire uno sfondo, basta stare fermo, è leggerissimo. Sì. E Soldi, pur non essendo dotato di una grandissima struttura fisica, l'ha praticamente travolto. Intanto ancora Notarangelo dall'altra parte, ottimo riflesso questa volta di Randes, che permette al Molteno di ripartire adesso e sfruttare nuovamente l'attacco perso qualche secondo fa. Sì, non in gran serata Notarangelo questa sera. La differenza è la partita sì, col Bolzano, sì, qui davvero ha giocato benissimo, migliore in campo, sì. Tante conclusioni che andavano a buon fine, diciamo, contro la compagine alta tesina, oggi un po' depotenziato. Però dall'altra parte c'è comunque un ottimo Randes che sta facendo il suo dovere più che al meglio. Knezevic, qualche problema anche in attacco da avere il Molteno. Bravo Jostam! Ingenuo Bearevic, ingenuo Bearevic, dobbiamo dirlo. Corretta l'interpretazione questa volta. Peraltro c'era lì Fovio, cioè non aveva sì, assolutamente senso. Però gran palla recuperata da Jostam, marpionata. Sì. Braccio è un peccato snodabile, poi vanificarla così. Entra doppio pivot anche con Riva che entra da parte Dedovic. Riesce a siglare il 15-13. È un peccato, ripeto, perché per due attacchi sì, sfumati sì, di fatto della Junior, il primo che non si è concretizzato, il secondo che invece non è proprio partito a causa dell'ingenuità di sì, Bearevic. Peraltro anche in questo caso il tiro di Dedovic è molto, potremmo dire, precisione millimetrica da parte del giocatore con sì, la numero 10. Però probabilmente Fogli avrebbe potuto fare di più in collaborazione col muro. Intanto ancora Angiolini adesso prova ad entrare, viene trattenuto proprio da Dedovic. Dall'altra parte invece c'è Randes che questa sera sta prendendo anche le mosche. Intanto ancora Soldi prova a far girare bene il pallone in posizione dalla sinistra, prova l'ingresso ma chiude molto bene Angeloni e Angiolini e sì, ogni tanto quando difendono così abbiamo difficoltà anche noi. Intanto adesso proprio Dedovic a riorganizzare l'attacco
della squadra in maglia nera. Sì, ha rischiato qualcosa Angeloni perché ha forse ha schiacciato la linea dei 6 metri nella circostanza precedente, però ha rischiato anche il Molteno, l'infrazione di passi. Sì. Quindi nulla di fatto, pari a patto. Ora Knezic forse li fa i passi questa volta. E anche poi, in questo caso li fa soldi. Sì, se c'era però, però vedo non fa. No, onestamente c'è, questa non l'ho compresa. Sì, c'è stata la spinta, ma la spinta gli è stata sul quinto passo praticamente, esatto. Quindi veramente ancora qualcosa di opinabile. C'è, anche i due arbitri non sembrano collaborare al massimo tra di loro. No, no, è vero, hanno sì poca comunicazione e probabilmente un modo diverso di leggere l'azione. Intanto ancora Molteno che adesso può beneficiare nuovamente di questa serie d'attacco. Derovic e Knezic, il tiro che viene però deviato, può ripartire adesso con calma il 16 della Junior Fasano in maglia rossa. Vito Fobio adesso con Jörstam, però in posizione di play, si gira molto bene adesso Angiolini, ancora Jörstam che inchioda, palleggia, questo ragazzo ce l'ha nel sangue il palleggio. Intanto ancora stop quasi di petto da parte di Angeloni. Sì, abbiamo visto Jörstam e poi queste due giocate, cioè, sembra di essere due livelli di no, hai presente quando ci sono i programmatori che provano a fare i giochi di pallamano, ma ne parliamo fra un attimo intanto, sì. Perché la voglio descrivere bene questa immagine. Dicevo, c'hanno, no, mettono al terzo passo, devi per forza palleggiare, è come se avesse un algoritmo nel cervello che gli dica: ehi Albin, guarda, hai fatto 3 passi, devi palleggiare qualunque cosa lui stia facendo con il resto del corpo. Questo ragazzo è incredibile. Sì, qui non vedere un po' queste due giocate di Angeloni successive, sì, ci hanno fatto un po' ritornare sulla terra. E intanto adesso Dedovic ancora a girare per soldi, viene fuori dalla posizione di pivot anche il 20 del Molteno. Adesso Knezic si schianta contro la difesa, serve poi da dietro soldi, sempre al limite con l'infrazione, sì, di passi. Ancora Dedovic palleggia, recupera bene Franceschetti, può ripartire. Adesso sono in due, c'è lì De Angelis che prova ad entrare e la para Randes con un intervento in cui si allunga non soltanto con il braccio ma anche con tutto il resto del corpo. E adesso soldi, sì, è stata una doppia parata perché ha parato la prima volta smorzando il tiro, poi comunque era a terra, difficilissimo riprendere una palla che stava lentamente rotolando in rete, è riuscita a riprenderla, veramente 10 e lode. Bravissimo, Randes. Bravissimo Randes, sta giocando una partita davvero impeccabile fino a questo momento. Soldi Dedovic, bravo, bravo Dedovic, bravo Dedovic, gran palla di Dedovic, bravo però anche Esperti, forse la difesa dell'Aino l'ho un po' dimenticato perché comunque ovviamente Esperti non è un pivot, arrivava dalla posizione di ala, quindi lì lo devi seguire, ovviamente però quando ti ritrovi in una situazione del genere solo davanti al portiere non c'è Fodio che tenga. No, assolutamente, ci vuole anche comunicazione da parte della difesa, anche sì. il primo qui a sinistra doveva chiamare il taglio del pivot se non sei riuscito a seguirlo tu stesso. Jörstam, Alessandro De Angelis appena entrato, anche lui un po' al limite dei passi, nota Rangelo, non sa... Poca iniziativa adesso da parte della Junior. Adesso De Angelis trova l'ingresso, che bella, bravo De Angelis, gran gol, molto bravo, si è insinuato nella difesa con personalità. Anche qui forse c'era la doppia, però insomma gli arbitri oggi cercano di beneficiare lo spettacolo probabilmente, o magari hanno da fare dopo e non vogliono interrompere il gioco così frequentemente. Adesso ancora Dedovic, Saldi e Knezic dall'altra parte, con un po' più di ordine adesso il Molteno. E peraltro la partita sembra essere ancora apertissima. Aspetti, per gira per Dedovic, Knezic, ancora Dedovic, sì, almeno il braccio del passivo quasi deve alzare perché non Knezic prova ad entrare. Bravo Jörstam, sì, bravo Jörstam, anche se vedi in questo caso è sempre una linea sottile, il fallo probabilmente col braccio l'ha commesso dopo l'infrazione di passi. Intanto la palla deviata, sì, finisce in rete. Sì, Knezic, muro non efficace, cioè la palla viene smorzata ma finisce ugualmente in rete con Fabio che era nato sul palo opposto, quello di sua competenza. E ora... qui Jörstam non deve commettere questi errori, aveva il portiere esattamente in linea e la difesa schierata gliel'ha praticamente tirata addosso. Sì, sì, questa quasi non possiamo non dobbiamo considerare una parata perché è stato un tiro al segno. Beh, diciamo Randes era evidentemente schierato seguendo l'andamento del gioco, sì, era la posizione del gioco, giusta, tiro, sì, centrale addosso, peraltro non così tanto potente. E intanto
Adesso ancora Dedovic, Soldi in posizione centrale, però dice scambiamoci, gira. Vediamo se accade adesso. Ancora Knežević, infatti, eccolo qua. Knežević e Soldi che si scambiano i due. La girata di Soldi per Knežević, fermato però da Franceschetti. Bravo il 18 biancazzurro adesso nel placare il tentativo da parte del 40 in maglia oronera. Questa palla ancora tirata addosso dall'aglio, buon recupero in caduta, poi bravo Fovio a rimanere lì, e intanto è rientrato anche Notarangelo, inchioda e dice tieni Zelico, puoi andare via, ed entra Pugliese con la palla ancora per Notarangelo, bravissimo, inchioda, cambia direzione, manda al bar un avversario e la va a mettere dentro, bravissimo. Questo è Notarangelo che abbiamo visto giovedì. Intanto 15-17, si riprende a giocare Sperti, Soldi, sì, qua effettivamente il Molteno tende a rallentare la ripresa del gioco. Sì, peraltro anche con l'inizio ritardato, sai benissimo, no? Che il regolamento prevede l'inizio dell'azione, gioco passivo, che si alza adesso. Knežević adesso serve ancora Soldi dall'altra parte, e qui molto bravi i giocatori del Molteno in questa trama fittissima, la palla che poi finisce dentro, bravo Gligic. Sì, tanti atleti che vanno in posizione di pivot e trovano lo spazio. Ora Alessandro De Angelis, e qui c'era il fallo, chiamato il fallo, sì. C'era già il fallo su De Angelis a mio avviso, sì. E probabilmente anche un po' per compensazione, questo che era forse di Notarangelo, che era un leggero attacco, sfondo, sì. Sì, sì. 15-18, però quando mancano 20 minuti poco meno al termine di questo incontro, il Molteno riesce ancora con merito a guidare il punteggio. Iverstam, Notarangelo, sfortunato, peccato, qui gran tiro di Notarangelo, vediamo se De Angelis, bravo, no. E intanto abbiamo visto l'arbitro che ha fischiato un fallo probabilmente poco comprensibile, era chiaramente fallo su De Angelis, però l'ha letta in maniera opposta, e in questo caso guarda, anche data la fisicità degli arbitri, dubito che abbiano giocato doppia, a palla a mano, però, perché insomma non sì. Puoi vabbè, ma perché indicare la doppia se non l'ha toccata una seconda volta? Comunque, cioè, adesso torniamo in cronaca, sì. Con Dedovic, Knežević ancora, Soldi, Knežević inchioda davanti alla difesa, qui ho infrazione di passo e fallo, invece è gol veramente. No, gli arbitri sono completamente in palla adesso. Intanto ancora io. Era evidentemente frazione di passi o fallo. E qui anche, Angelis, anche questo qui fa un passi enorme. Ha tirato al quarto passo, però vabbè. Sì, anche questi erano passi. Cioè. Sì. Ci siamo persi l'aggiornamento di ieri sera della federazione, sì. Per cui passi sono diventati quattro. Non sono più quattro. Forse nel 32. E intanto in adesso Germania. Nuovamente Knežević. Risultato che rimane fermo sul più 3 per il Molteno, che a prescindere dagli errori arbitrali sta ampiamente meritando questa bella vittoria. Sì, no, non stanno, diciamo, non c'è un condizionamento del punteggio. Ora la parata di Foglio, bravo, sì. Nel interdire il tiro dell'avversario, di Jostam, cambia dall'altra parte per Notarangelo, che ha servito il suo amico immaginario. Adesso potrà ripartire ancora una volta il Molteno con Soldi, fa girare la palla bene per Knežević, la tocca con una gamba e questa volta l'hanno vista tutti e anche gli arbitri, stranamente. Intanto De Angelis che palleggia, c'è ancora Knežević a terra, si rialza, però si era alzato anche il medico sociale per percepire la condizione del numero 40 del Molteno. Dall'altra parte ancora De Angelis che prova ad entrare, la parata di Randes. Tidelovic ammette subito, diciamo, l'infrazione, sì, simpaticamente poi abbraccia, sì. De Angelis, no, questa riprova della grande, del grande clima, sì, sì. Di sportività in campo, è una bella partita e i giocatori si stanno però rispettando. Anche adesso va fermato il tempo, penso che sia la BC, la base, certo, sì. E intanto Jostam adesso contro Gabriele Randes, la bomba schiacciata.
e in svedese avrà detto qualcosa di poco piacevole. Sì. E intanto Glišić che serve, poi torna fuori. Adesso il Molteno che dunque sul più 2 deve necessariamente capitalizzare questo attacco per mantenere questo gap tra le due squadre di sicurezza, questo margine di tolleranza che permette alla metà del secondo tempo di poter vivere e attaccare in maniera abbastanza tranquilla. Intanto ancora Soldi, inchiodo davanti alla difesa. Knežević fa girare adesso ancora Berdelovic, sempre Soldi, si è creato lo spazio, bravo Fabio in questo caso. Rimane lì un po' di demerito forse per Soldi che l'ha tirato addosso, è stato qui Franceschetti, grande stop quasi calcistico e la mette dentro. Sì, brava anche la difesa a non commettere fallo vedendo sbilanciato Soldi al tiro, mentre ora si torna ovviamente. Bravo Franceschetti, appunto il cronaca ho detto stop quasi calcistico perché la palla era violentissima, sì. È riuscito a prenderla nel palleggio e nei tre passi è riuscito a metterla dentro. Molto molto bravo Franceschetti. Guarda, è un intervento questo, una giocata che sembra semplice ma non l'ha fatto. Sì. Tra l'altro abbiamo visto prima in alcuni frangenti in attacco anche un po' di la stanchezza delle due gare ravvicinate e del lungo periodo di stop nella Junior, con la lucidità che manca quando Bearvic non ha seguito l'azione e Notarangelo, come ha detto tu in cronaca, ha visto l'amico immaginare servendo. Ora tornando in cronaca diretta, Knežević porta a terra Franceschetti, cioè Franceschetti porta a terra Knežević che chiama poi i due minuti, viene fermato solo il cronometro. Sì, no, infatti diciamo qui fallo evidente, ovviamente un po' di esperienza di Franceschetti minuti. Che praticamente si era aggrappato a Knežević portandolo via, perché diversamente molto probabilmente l'avrebbe superato ritrovandosi poi da solo contro Vito Fovio. E adesso dunque si riprenderà dai 9 metri con il consueto Andrea Dall'Aglio per Soldi, Dedovic in posizione centrale e Knežević in quella che è la posizione consueta del suo compagno con la 10 e quindi terzino. Si scambiano esattamente adesso, vola Knežević, il palo però termina l'azione, qui perde palla Angiolini, tra l'altro subisce fallo Knežević e questo è un grande errore della Junior, era la palla del pari a 14 dalla fine, non puoi perderla così Filippo Angiolini. Sì, anche Alessandro De Angelis in realtà non gli aveva dato proprio un cioccolatino da scartare. Possiamo dire che è l'ennesima palla persa in maniera ingenua da parte della Junior, sì. Intanto ancora Knežević che prima ha smontato per un attimo il palo. Soldi, Dedovic rapidissimo e con che violenza si avvicina alla difesa della Junior. Adesso ancora Knežević, serve Soldi che era da solo, deve spostare l'attimo dall'altra parte. Sperti lo mette dentro, 18-20 dunque per Sperti, e ne ha messe poche dentro ma importantissime questa sera. Sì, non ha avuto tante occasioni, un paio non le ha sfruttate al massimo. Però, qui sono saltate un po' le marcature, si è liberato lo spazio all'ala, è entrato, questo era da allenamento. Sì, diciamo la Junior ha aumentato, migliorato l'intensità difensiva, sembra efficace la prima parte, poi però nello scalare dal fronte opposto Dedovic, che era anche fuori posizione perché si trovava in posizione di terzino destro, è riuscito a dare coi tempi giusti la palla a Sperti dall'altra parte, gran rete di Angiolini che è rimasto in sospensione. Il tempo di far mandare fuori gioco il muro difensivo. Sì, ha fatto scorrere tutta la difesa, bravissimo Angiolini. Intanto dall'altra parte ancora Angiolini, no. Sì, questa volta cerca giusta la difesa, sì. Infatti ho visto che gli arbitri stavano andando. E qui probabilmente il piedino di Dall'Aglio in aria c'era. Però non è stato tenuto bene. Sì, no, però comprensibile la lettura. Sì, corretto anche non fischiare il fallo, perché era stato preso abbastanza bene. Sì, Knežević ha capito anche la fase un po' di nervosismo della Junior e cerca di indurre alle squalifiche temporanee, certo. Scusi temporanee però. Dunque si ritorna sul più 2 adesso per il Molteno, Angiolini in ingresso, serve Franceschetti! Veramente una parata strepitosa. Sì. Che parata ancora Rangers! Anche se Franceschetti comunque aveva un po' di angoli tra cui scegliere, sì. E ha scelto probabilmente la soluzione a mezz'altezza. A mezz'altezza che per il portiere in questo caso, bravo, sì. Come Rangers, potrebbe essere la più indicata, sì. Esatto, sì. Bravissimo. 18 minuti 25 secondi in questo secondo tempo, quindi 11 e mezzo al termine della contesa, gara ancora molto aperta con la Junior che ha carezzato senza mai agguantarlo il pari.
il Multino che gestisce invece un attacco per il più 3. Knežević. Bravo qui Knežević, ancora una volta bravo Angiolini, è riuscito a tenerlo. Knežević non è affatto un cliente facile. No. Per la seconda volta con uno scavalcamento è riuscito a tenerlo abbastanza bene. Sì. Bravo Angiolini, ottima difesa. Adesso però la Junior sta effettivamente mancando un po' di creatività in attacco. Intanto De Angelis adesso con Angiolini. Iosta, ma in mente qualcosa? Prova a fissare, eccolo! L'avevamo anticipato, bravissimo. Salta bene, fa piantare l'avversario a terra, si alza, incrocia col braccio. E quando fa così è davvero difficilissimo prenderlo. Sì. Anche per un portiere oggi baciato dal sole, potremmo dire. Randes, bravissimo, gran partita. Sì, anche perché poi il portiere tende a coprire il palo opposto a quello della difesa del muro, quindi sì, giustamente incrociando così sopra al muro è complicatissimo anche per i migliori portieri. Della pallamano, Soldi, bravissimo. Bravo! Tommaso Reale. Ma a mio parere, cioè, questo è fallo sicuramente, però come fa Dell'Aglio ad avere questa conseguenza dopo con no, fallo, no, di De Angelis? È fisicamente impossibile, però bravo De Angelis, sì, bravo, con la manina da lontano è riuscito a togliere via questa palla dalle mani di Dall'Aglio. Intanto il tiro, ancora Fabio questa volta, e Beharević si placa ma può ripartire rapidamente, non è dello stesso avviso Angiolini, no, che però si ferma. Franceschetti adesso, gli arbitri dicono si continua, non è fallo, non è passivo. Palla tra le mani di Jostam, adesso De Angelis ancora in posizione di centrale, fa girare palla verso Angiolini, scala il fratello in posizione di doppio pivot, ancora De Angelis qui, scivola via Sperti, sempre De Angelis, viene fermato da Dedovic. Anche in questo caso in difficoltà Dedovic, è praticamente il doppio, sai, non sai neanche come devi difendere, perché sì, lì diventa complicato. È così evidente un fallo che ti scattano i due minuti in un attimo. Ancora De Angelis, viene fermato. E quasi sono due minuti. Atterrato. E quasi sono due minuti. Era quasi una mossa di wrestling. Peraltro il divario fisico tra Sperti e De Angelis non è poi così tanto elevato. Quindi tra i due una lotta, potremmo dire, non così tanto impari come si era vista poco fa con Dedovic. Comprensibile la scelta dell'arbitro di sanzionare il 14, sì, del Molteno. Sì, bravo minuti. Anche De Angelis, Alessandro, a indurre, no, sì, col suo movimento. A questa sanzione, però è una gran, sì, partita, sì, ragazzino. Sì, sì, sì. Ancora io stiamo adesso per Angiolini. Continua adesso il possesso junior a meno uno. Potrebbe essere il gol del pari. Angiolini scala benissimo per De Angelis dall'altra parte. Pari. Guarda, uno degli altri insegnamenti: quando 21, c'è difficoltà, 21, ti 21, tira vicino al volto del portiere. Se il portiere in gran serata, forse quello è il punto dove istintivamente non mettere, ovviamente senza prendere perché c'è il rosso diretto, è vero, 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 vero. Però se si ha l'abilità di andare vicino alla testa, non è il massimo della sportività, ma quando si è in difficoltà è indubbiamente efficace. Certo, intanto dicevamo appunto si è raggiunta nuovamente la parità. Marco Knežević però dall'altra parte dice i ragazzi sono ancora in campo. 21-22 dunque. Sì, molto bravo Knežević. Non altrettanto efficace la difesa in questo caso, considerando anche l'uomo in più, mentre c'è il time out chiamato da Francesco Ancona. Sì, time out più che legittimo, perché adesso a 8 minuti dalla fine, sul risultato che è praticamente di parità fino a un attimo fa, è più che legittimo. Bisogna ragionare un po', comincia un'altra partita. Intanto mini break per noi. Si conclude il time out anche se le due squadre si prendono qualche altro secondo di tempo. 8 minuti e 16 secondi al termine della contesa accesissima, ancora molto molto aperta.
col Molteno che ha avuto diciamo essere sul più 4 in un paio di circostanze. Guarda, volendo fare una considerazione, sì, Antonio, su un po' quella che è la lettura della gara, l'ingresso di De Angelis e soprattutto entrano. Alessandro, sì, ha mantenuto più o meno un ritmo, diciamo, abbastanza elevato. È stata un po' una scommessa da parte di Ancona, però doverosa, esatto, sì, il ragazzo però ha risposto alla grande. Sì, tra l'altro doverosa, perché alla vigilia si sapeva quando avevano ruotati un po' tutti, mentre c'è anche Grassi sulla linea dei 6 metri, posizione di pivot, cambia l'angolo. Tommaso Inacci dimostrando grandissima tecnica. Bravissimo, ma anche tanta freddezza, è un ragazzino ancora, veramente dalle grandissime speranze. No, ma anche tantissima freddezza, perché comunque sul 22 pari una partita così equilibrata, così bella, è anche abbastanza importante per entrambe le squadre, mantenere la freddezza in un ingresso così dalla posizione dell'ala non è da tutti. Assolutamente no, poi con un portiere in gran serata come quella, come era adesso, sì, stasera. Knežević, soldi, poteva anche tirare, poi nuovamente Knežević, se la scambio, ripeto, tanti due, ricordiamo che con l'uomo in meno e con la porta libera il Molteno per attaccare a Penorma organico, quindi ci sta anche qualche lamentina per un braccio del passivo che non si alza. Ora termine dei minuti, tutti a disposizione per il Molteno, si alza ora il braccio Bearevic, ferma Knežević che indica dell'aglio dove posizionarsi. Soldi trova una grandissima rete, Soldi. Bel gol Soldi, tra l'altro non semplice, e molto bravo con la difesa schierata a dare continuità all'intero movimento dell'azione del Molteno, bravo, e becca proprio quell'incrocio che poi è imprendibile, insomma, se il portiere, assolutamente imprendibile. Anche se il portiere è ben piazzato, è davvero difficile prendere. Sì, considerando che c'è anche le braccia alzate della difesa, non vedi partire il tiro e va a insaccarsi lì. Sì, vorrei soffermarmi un attimo sulla buona difesa di Angiolini anche in quest'ultimo caso, sta difendendo molto molto bene. E intanto proprio lui adesso con la 7 a servire il giovanissimo De Angelis in posizione di ala, viene però richiamato il fallo. L'altrettanto giovanissimo Grassi, entrambi convocati l'under 17, gli ultimi due citati. Alessandro De Angelis, ora Pierstam trova la parata di Randes, poi non riesce Tommaso De Angelis, questa volta sul lesto Brambilla appena entrato, c'è il time out chiamato da Salvatore Onelli questa volta sul fronte opposto. E ora occasione importante per tornare sul più 2 per il Molteno. Beh, decisamente sì, Antonio, però insomma questo tipo di considerazioni magari le faremo fra un po', però andremo a capire adesso che cosa è in testa ancora. Torna a schierarsi sul fronte difensivo la Junior Fasano, però la palla in attacco ce l'ha il Molteno, che a 6 minuti dal termine ha un'occasione importante per piazzare un mini break che in questa fase della partita... Beh, ci sono dei punti più importanti di altri, questo sicuramente è un punto molto importante. Adesso Knežević ancora a condurre i suoi in posizione di playmaker per questa azione che, come dicevi Antonio, vale per il più 2. Vediamo Soldi che è un po' intermittente nella prima fase, e qui giusta la segnalazione dell'arbitro, riparte immediatamente la linea Fasano con Franceschetti, ancora De Angelis che perde il tempo, però è bravissimo nel non commettere la doppia. Peccato, occasione sprecata per la Junior, e intanto Knežević ancora a terra, si rialza. La Junior deve sfruttare questo momento perché è in superiorità numerica. Bella palla di Josta per Franceschetti, e dunque 23-23. Ho visto un po' di confusione, tant'è che adesso anche Randes si lamenta un po' con i suoi compagni. Rimane a terra Franceschetti che dice, intanto si è alzato Franceschetti,
rimane a terra per un dolore probabilmente all'altezza del cranio. Questo è ciò che non dovrebbe accadere, perché l'arbitro ha lasciato proseguire nonostante il giocatore fosse a terra, e lo è tuttora, lamentando un dolore all'altezza del cranio. Adesso l'arbitro che dice ai cronometristi di entrare, perché i sanitari sono dall'altra parte del campo, evidentemente in confusione. L'arbitro non riesce a gestire questa condizione, ci si lamenta anche con il responsabile di campo federale. Franceschetti rimane ancora a terra, anche lo stesso Alonso a chiedere al giocatore argentino delle sue condizioni. Il giocatore ha preso una bella botta in testa, peraltro con il trauma cranico non c'è mai da scherzare. Vediamo il medico sociale della Juve adesso correre a prendere la borsa con l'attrezzatura sanitaria. Il giocatore a terra, siamo anche un po' preoccupati onestamente, perché si è rialzato per un attimo e poi si è riaccasciato. Dalla nostra postazione purtroppo non riusciamo a darvi maggiori informazioni, sembra però alzarsi con un viso rasserenante Flavio Messina, che si è un attimo sincerato delle condizioni del suo compagno anche di ruolo. E intanto continua la discussione in campo con Dall'Aglio, che cercava di fare un po' la cronaca sempre a Messina di quanto accaduto. Però ciò che di drammatico resta è il fatto che l'arbitro abbia completamente dimenticato un giocatore che ha subito una notevole botta all'altezza del cranio a beneficio di un'azione che poi ovviamente anche per la superiorità numerica maturata si è convertita nel gol del 23-24 a meno di 5 minuti alla fine. Peraltro una partita così equilibrata che adesso potrebbe, con uno dei giocatori più importanti della Lione Fasano a terra, potrebbe assumere e delinearsi con tutta un'altra storia. Intanto cerchiamo ancora di comprendere quanto sta accadendo, perché il giocatore con la maglia 18 della Lione Fasano rimane a terra, si alza in questo momento e vediamo il medico sociale che lo accompagna non muovendogli il cranio proprio sotto la nostra postazione. Insomma, lo stesso Bearevic e lo stesso Pignatelli adesso a supportare il medico che cerca di capire le condizioni del giocatore. Esattamente sotto la nostra postazione anche arriva nuovamente Alonso a cercare di capire cosa sta accadendo, però dall'altra parte del campo diametralmente opposta rispetto a quella in cui c'è Franceschetti c'è l'arbitro e l'allenatore della Juve Fasano a cercare di ancora redarguire gli arbitri. Tra l'altro abbiamo visto anche Soldi che va a spiegare a Bearevic che ormai il gioco è fermo. Ricordiamo che il cronometro, come potrete vedere in grafica, è fermo a 25 minuti e dunque si riprende adesso Fovio, che dice: dai ragazzi, torniamo con la mente su una partita che non dobbiamo assolutamente perdere di vista, anche perché fino a questo momento la Junior è stata assolutamente in partita e il Molteno ha condotto in maniera abbastanza importante e lineare fino a questo momento. Intanto Franceschetti sembra comunque esserci, vi aggiorneremo comunque durante il corso della partita, perché come già detto è fermo qui sotto la nostra postazione, quindi anche per quanti vogliono poi sapere le condizioni del giocatore Franceschetti, che sembra particolarmente provato dalla botta, vi aggiorneremo. Intanto cosa succede, perché cerchiamo di capire. Nuovamente gioco fermo, ancora confronto con gli arbitri. Sì, c'era il cambio di possesso palla, vediamo adesso cosa sta succedendo. A me viene due molto minuti, da ridere, due minuti alla panchina, sì. Mi pare di capire, giusto? Sì, quindi così l'arbitraggio potremmo definirlo, insomma, non vorremmo definirlo, sì, insomma, senza magari esagerare, potremmo dire abbastanza incomprensibile rispetto a quelle che sono un po' le linee alle quali siamo abituati. E intanto gioco ancora fermo, i giocatori dall'altra parte provano a mantenersi ancora caldi e proprio Savino, che dall'altra parte esperti, insomma, tutti già pronti
in casa Molteno, dall'altra parte invece Jostam si confronta con Angiolini. I due devono adesso prendere sulle spalle la squadra, perché Franceschetti è fuori e probabilmente, anzi quasi sicuramente, a 5 minuti alla fine lo rimarrà fino al termine della partita. E intanto adesso anche Notarangelo è chiamato a giocare esattamente come ha fatto la scorsa partita giovedì contro il Bolzano, in cui ha davvero fatto vedere una grandissima prestazione. Adesso ancora Ancona, 2 minuti alla panchina tra l'altro, ed ecco qui vediamo l'indicazione dell'arbitro, 2 minuti alla panchina, ma la Junior resta ad attaccare con tutti gli effettivi, poiché come di consueto ha cambiato un giocatore di movimento con il portiere De Angelis. Angiolini adesso è chiamata davvero a un'impresa titanica, uomo in meno, con una partita che però risulta essere a 4 minuti e 30 dalla fine ancora pienamente equilibrata. Sempre Angiolini, adesso prova il tiro deviato, palla che finisce fuori, si riprenderà dunque dall'angolo ed è proprio Notarangelo adesso a prendere la palla. C'è anche Pugliese, Notarangelo che va in posizione di terzino destro. Angiolini, sempre Notarangelo, un po' troppo alta per Jostam, sempre Notarangelo prova ad entrare, che bella Notarangelo, bravo, bravo Notarangelo, perché si risponde davvero così con uno spettacolo del genere a quanto invece di brutto visto poco fa. Una partita sportivissima, davvero molto bella, per merito appunto degli atleti in gara. Sì, attacca con soldi il Molteno, Knežević, Dedović, Knežević, soldi, cerca Sperti, la tocca col piede. Ora, ora anche qui. E intanto ancora un altro errore, ma io fatico in questo caso a comprendere le decisioni dell'arbitro. Knežević, dall'altra parte entra Sperti con Fodio, bravo Sperti in questo caso a beccare l'angolo, addirittura 2 minuti. Allora, suppongo che chi conosce la professionalità di chi sta parlando sa bene che non vorrei esprimermi così tanto, ma credo di esprimere il giudizio di chiunque stia guardando questa partita, da una parte quindi sponda bianco-azzurra e dall'altra quindi sponda nero-oro, comprenderà e condividerà che l'arbitraggio di oggi davvero non è comprensibile e risulta essere davvero poco in linea con quello che è poi il regolamento, soprattutto in termini di interpretazioni. Peccato, perché una partita così bella vissuta punto a punto poteva semplicemente essere gestita lasciando spazio alla bellezza del gioco e non insomma all'orrore visto in alcune decisioni arbitrali. Qui intanto Angelini il tiro, viene fischiato il fallo, che viene fischiato però effettivamente prima del tiro, e quindi comprensibile il fatto che la palla in rete non abbia valore. Viene tra l'altro tolto un gol dal tabellone, 24-25, mancano 3 minuti, il tempo viene fermato adesso. Addirittura bellissima questa scena, che lo stesso Dall'Aglio, quindi che avrebbe tutto l'interesse a far scorrere il tempo, sì, guarda, stiamo vedendo, ha detto, guarda, stiamo vedendo delle follie che veramente è intanto da tutte curioso parti, quindi anche siparetto. In campo non... curioso siparetto e divertente insomma che l'avversario, come detto, abbia richiamato lo stesso arbitro. E intanto si va a confrontare con i cronometristi ancora una volta, probabilmente perché si recupererà qualche secondo. Adesso Notarangelo prova ad entrare, Jostam il tiro viene inchiodato, bravo, perché in questo caso ancora una volta qui l'arbitro avrebbe dovuto fischiare doppio ma non l'ha fischiato. Jostam, Notarangelo ancora, sempre Jostam, Angiolini viene fermato e mancano 2 minuti e 20 secondi, sempre Jostam, Notarangelo, il tiro di Notarangelo ed eccolo, è risalito in cattedra il giocatore con la 13. Era questo quello che abbiamo visto giovedì, si era mantenuto un po' nella prima parte di gara probabilmente per questo momento. Mancano 2 minuti adesso, il risultato è di 25-25. Per un momento dimentichiamo quanto visto in termini di gestione da parte degli arbitri e guardiamo lo sport di questa partita bellissima ed emozionante fino a questo momento. Tanto ancora Knežević, sempre per soldi, ha uno spazio infinito per entrare e l'arbitro però fischia
ancora una volta condividiamo con soldi lo stupore, condividiamo noi stessi lo stupore del 43 del Molteno. È assolutamente inconcepibile questa fischiata. E intanto è chiaro che gli arbitri siano in palla in questo momento, dispiace, andrebbe chiamato un time out per gli arbitri, ma intanto si prosegue ancora Notarangelo. Bella questa scena della difesa del Molteno, che invita i suoi a difendere evitando di prendere gol, e intanto la panchina della Junior Fasano chiama il time out perché c'è da gestire 80 secondi anzi meno su un risultato di 25 pari. È davvero grande spettacolo questa sera alla Palestra Franco Zizzi. Sì, sì, grande spettacolo tra le due squadre, partita molto equilibrata con il Molteno che ha da recriminare, a prescindere da come andrà a finire, di non aver gestito al meglio anche delle fasi di vantaggio cospicuo. Mentre sotto la nostra postazione vediamo Franceschetti che ha completato la sua medicazione, non sappiamo sì, se adesso sarà il caso di farlo entrare per gli ultimi secondi, però adesso Franceschetti esibisce una vistosa fasciatura all'altezza della fronte che copre praticamente la parte, diciamo, del frontale sinistra del cranio, che mostra una vistosa escoriazione. ...25 pari... ...76 secondi alla fine, un finale davvero bello, intenso, divertente da seguire su Eleven Sports. Sempre adesso Notarangelo, Iosta Mangiolini, pugliese, De Angelis dall'altra parte, e invece la difesa solita, Sperti, Soldi, Dedovic, Angiolini, ancora Notarangelo, sempre Angiolini, grande scavalcamento, entra, come entra bene, come entra bene Angiolini, bravissimo scavalcamento, primo vantaggio Junior a un minuto dal termine, incredibile, è una partita bellissima. E intanto chiamato il time out dall'altra parte da parte di Salvatore Nelli, grande azione questa volta di Angiolini. E allora Angiolini ha fatto una gran partita d'attesa in difesa, ha giocato molto bene e adesso finalmente è riconoscibile anche in attacco. Scavalcamento, movimento ad accentrarsi, inganna il portiere, movimento del braccio gol. Sì, veramente molto molto bravo. Forse è stanca la difesa del Molteno perché ha retto benissimo praticamente per 55 minuti. Forse paradossalmente la confusione della circostanza precedente ha più favorito, creato difficoltà alla formazione ospite. Ci si è favorito la Junior indubbiamente, e il Molteno adesso con Onelli dovrà capire come gestire quest'ultime azioni. Mancano 54 secondi e insomma due attacchi ci stanno tutti, ma questo è fondamentale ovviamente, perché se dovesse andare male per il Molteno significherebbe per la Junior avere l'ultimo attacco con il vantaggio e poterlo gestire. Una beffa clamorosa tra l'altro per, sì, per il Molteno, se per così quanto, dovesse essere. Per quanto visto in questi 59 minuti, la sconfitta sarebbe veramente immeritatissima. Immeritatissima per un Molteno che ha giocato una grande partita, ma non possiamo ancora dirlo. Insomma, 26-25, il Molteno c'è, la Junior anche, sicuramente fino a questo momento una bellissima partita da entrambe le parti. E intanto Knezevic prova a prendersi un po' di tempo perché sa che questo attacco è fondamentale. Eccolo qui, Angiolini ancora, bravi, bravi, in chiusura. Vediamo, fischia, ferma il tempo l'arbitro. Non ci saranno scusami per due minuti. Hanno avuto un po', cioè, paura tutti, perché per come era arrivato l'arbitro sembrava un chiaro due minuti. Si alza intanto abbastanza. Ora tutto potevamo aspettarci. No, certo, ovviamente, insomma, non ci sorprenderebbe a questo punto della partita. Ancora dunque 22 secondi in quest'ultimo minuto. In quest'ultimo minuto sono appena trascorsi, quindi 22 secondi. Knezevic, intanto dall'altra parte Dedovic, chiude bene Notarangelo, recupera la palla, la prende come se fosse la coppa del mondo, e adesso lo stesso Beharevic, sono praticamente in possesso dell'ultima palla,
mancano 20 secondi, c'è Flavio Messina il capitano, arriva in velocità Notarangelo, non lo serve, segue Yostam, gli arbitri non chiamano passivo nonostante i tentativi da parte della panchina. Questo è passivo evidentemente, e intanto Notarangelo, gli arbitri ancora non lo chiamano, gli arbitri davvero non hanno più capito in che partita sono, è passivo incredibilmente. Angiolini prova ad entrare in girata, fischiano gli arbitri e hanno fischiato il fallo, hanno fischiato il fallo, ma è davvero, io non so che partita sto vedendo, questo era passivo da almeno 20 secondi, no, e questo è un danno che ha recato al Molteno, che tra l'altro è assolutamente in corsa salvezza, una partita, come dire, decisa assolutamente dagli arbitri, quel passivo avrebbe dovuto cambiare la storia. Assolutamente sì, non è dell'ultimo minuto, poi dai il fallo e ora fischi la fine, è qualcosa di... Intanto abbiamo visto quest'ultimo atto di sportività, sì, no, tra hanno scelto squadre, di non tirare il tiro franco nonostante avesse fischiato il fallo. Sì, anche Alonso sotto questa postazione qui, che va a sincerarsi delle condizioni di Franceschetti, così come tutti il resto della squadra. Ora veramente la Junior è passata in vantaggio una volta ed è stata decisiva, però. Sì, guarda Antonio, io concludiamo insomma questa analisi di questa partita semplicemente commentando una partita decisa evidentemente dagli arbitri, una sconfitta immeritatissima da parte del Molteno, che ha condotto una grande partita, tant'è che a prescindere da tutto sento di dire con tranquillità che il migliore in campo probabilmente sia stato Randes, perché probabilmente la Junior avrebbe potuto raggiungere molto prima il vantaggio se non fosse stato per le parate bellissime da parte del sì, migliore in portiere campo in assoluto del Molteno, e però peccato, perché probabilmente ecco quel passivo c'era, sarebbe andato diversamente, va reso atto però all'incredibile resistenza da parte della Junior Fasano, che ha tenuto per tutta la partita evitando che potesse il Molteno quindi straripare, e ha poi ficcato l'ultimo colpo basso nell'unico, hai detto bene, vantaggio della partita, che costituisce la vittoria. Sì, due punti che praticamente danno la salvezza matematica ormai, possiamo quasi dire, al Fasano, e che forse condannano il Molteno, che veramente non meritava oggi di uscire senza almeno un punto dalla Prestra Zizi, se non due, oggettivamente parlando. Assolutamente sì, hai detto benissimo, una grande partita, bella, fino a che appunto non hanno scelto poi di giocarla i giocatori in maglia gialla. E intanto vi salutiamo dunque, appuntamento alla prossima partita, un caloroso saluto da Vito Lamberti e Antonio La Tartara.